Continua a tenere banco la questione Soget. Ormai si accumulano i ricorsi. Sulla vicenda interviene anche l'avvocato Francesco Bonaventura, ex sindaco di Angri, anche in qualità di presidente del PD. La nuova chiave lettura della spinosa vicenda offerta dall'ex sindaco di Angri potrebbe aprire nuovi scenari. Ora resta da capire se i puntuali rilievi sono frutto di scelte politiche o di più semplici distrazioni dirigenziali. In sostanza, il presidente del PD chiede al sindaco di Angri di fermarsi, di chiudere il rapporto con la Soget, di passare tutte le carte all'ufficio comunale per dichiarare finalmente una guerra senza quartiere all'evasione. Quando riguarda la Soget, innanzitutto c'è da dire che esiste un errore in partenza, oltre al metodo di affidamento, che attiene agli stessi atti che sono, diciamo, propedeutici a tutta l'attività di Soget. Per la verità, noi leggendo sia la determina sia ancora prima la delibera di giunta che indirizzava verso la Soget, abbiamo rilevato che sostanzialmente non c'è un vero e proprio affidamento dell'attività di accertamento e riscossione, ma sostanzialmente solo un affidamento di servizio di censimento finalizzato all'accertamento e alla riscossione. Questo non è un fatto solo letterale, ma è un problema di sostanza, perché noi riteniamo che l'accertamento e la riscossione devono essere fatte dal comune. Io ritengo in maniera molto chiara che c'era forse effettivamente bisogno di un censimento delle aree ai fini sia dell'ICI che della TARSU, perché abbiamo una evasione intorno al 30%. E mi riferisco, diciamo, a un'evasione totale, cioè di persone che non dichiarava nulla o per cui non era stato nessun accertamento. Ora, al punto in cui siamo arrivati, io sono preoccupato dell'esplosione del contenzioso. Voglio dire, lo dico anche contro il mio interesse perché faccio l'avvocato, ma non è possibile aprire un altro fronte di contenzioso fra il comune è un numero enorme di cittadini. Credo che il sindaco e l'amministrazione dovrebbe fermarsi un attimo, riflettere bene su questa questione, chiudere il rapporto con la Soget, tenendo conto che il censimento fatto va bene e che si deve finire di allargare, passare le carte al comune e innanzitutto togliere quella nota questione dell'accertamento che è stato fatto 15 anni fa, per cui la gente non può essere chiamata, chiamata come dichiaratori mendaci o falsi quando ci sono stati accertamenti di 15 anni fa da parte del comune, né per chi vi è stata effettivamente una dichiarazione non veritiera. Non è possibile farlo passare, pagare ogni anno la sanzione, farla pagare una sola volta, cioè mettere in condizione le persone che magari hanno potuto anche fare una piccola evasione di rientrare in questo. Perché in questo contenzioso poi alla fine corre il rischio di avere ragione anche l'evasore vero. Corriamo il rischio che il piccolo contribuente che magari ha fatto un errore o che ha dichiarato 5 metri in meno, 10 metri in meno, che viene oberato di sanzioni, non va in ricorso perché non ne vale la pena, voglio dire, spendere dei soldi per farlo. Per cui dovrà subire un piccolo abuso da parte del comune. Mentre l'evasore più grande, il vero evasore, fra il ricorso gli avrà la possibilità poi di poter vincere pure. Cioè voglio dire, il tutto si potrà trasformare in un danno per il comune e in ingiustizia per la totalità o per la maggioranza dei cittadini.
Accendiamo un attimo i fari su quello che lei ha detto poco fa, vale a dire la determina di affidamento. Spieghiamo meglio quali sono gli effetti concreti in sostanza di quello che ha appena detto e quindi in parole destinate non soltanto agli aspetti del settore legale. Allora, nella delibera, cioè sia nella delibera di affidamento e sia nella determina che ha affidato i servizi alla SOGET, non è in nessun modo indicato che la SOGET ha il potere di fare l'accertamento e la riscossione. La SOGET ha avuto soltanto il compito di fare il censimento delle aree e non di fare queste altre cose.